Vedo una sala in subbuglio, quindi voglio subito dare la parola alla sala, partendo proprio dall'ospite che subito è intervenuto prima, cercava di intervenire, ma da casa non la sentivano perché era senza microfono. Adesso ha il microfono e chiedo di alzarsi in piedi e di dirci ciò che pensa. Buonasera. Sì, buonasera. Ma adesso intervenire adesso non è semplice perché sa, mentre gli ospiti parlano, magari sarebbe più facile poter intervenire in maniera puntuale, nel senso che Vabbè, le diamo la possibilità adesso, prego. sì, Sì. certo, volentieri. Si sono sentite diverse cose sulle quali sarebbe stato bello poter rispondere subito, come per esempio su quanto ha detto Momente, per esempio sull'ultimo intervento che ricordo. Quello sulla preparazione dei medici di base, perché prima rispondendo alla vostra domanda, Momente ha messo l'accento su questo, ovvero chi fa prevenzione oggi, chi parla con le famiglie? Parla con le famiglie tipicamente il medico di base. Il medico di base, che può essere tipicamente un internista piuttosto che un chirurgo, all'interno del suo percorso di studi fa zero esami di E nutrizione questo e Momente l'ha detto. alimentazione. È Guarda, gli corretto, appunti questo lei risalgono a me lo quanto è conferma. emerso questa sera. Quindi, se voi, chiaramente voi. Senza Sono cattiveria, solo il state medico. rappresentando i vostri interessi, io questo ovviamente lo No, no, capisco, ma. però non si può affermare nessun medico che io conosco va in giro a dire queste cose perché? Perché di Che io fatto c'è una conosco, non ho profonda. detto che nessuno. Che io conosco. Certo, però è vero che c'è sul medico di base, che è il primo contatto sulle famiglie, c'è una profonda disinformazione Chiaro, però ripeto, questo relativamente è ai stato temi detto di da Momente in modo nutrizione. molto chiaro. Andiamo oltre. Ok. Volevo chiedere alla dottoressa, volevo fare questa domanda. Ho sentito parlare di proteine nobili, come se nel mondo vegetale probabilmente non ci fossero le proteine che servono al metabolismo umano per la sintesi proteica e perché possano svolgere la loro funzione. Da quel poco che ho capito io, è vero che all'interno della carne, poi lei mi confermi se dico una cosa che è inesatta. Che all'interno della carne ci sono proteine molto più disponibili, quindi biodisponibili ad un livello, cioè più facilmente disponibili, ma che anche nel mondo vegetale, se si è in grado di combinare tutto il pool aminocidico, che è fatto di 20 aminoacidi diversi, è possibile la sintesi proteica e c'è la possibilità di sostenersi dal punto di vista Ma diciamo del che a fabbisogno livello proteico in maniera efficace. di È tecnologia vero? alimentare si chiamano proteine con un valore biologico più Più basso alto, certo. e quelle della carne con un valore biologico più alto. Certo, ma significa Ovviamente, che. no, no, i vegetariani e i vegani devono comunque essere molto preparati. Spesso io vedo nei pazienti che afferiscono al mio studio il vegetariano che si improvvisa tale e quindi toglie la carne, toglie Certo, il pesce e mangia certo. solo della gran pasta e della gran riso. Ma certo, Poi arriva questo. con le carenze nutrizionali e lo devo Certo, poi trattare e certo. curare. No, no, sono Invece il d'accordo. vegetariano, il vegano che conosce bene scienze dell'alimentazione e quindi non fa mancare ad ogni passo delle proteine vegetali, legumi, la soia, la situazione nutrizionale è decisamente migliore. Soprattutto i vegetariani italiani che sono latto-ovo-vegetariani, quindi che sono dei vegetariani che però bevono il latte, mangiano il formaggio e mangiano le uova. Però lei quindi è d'accordo con me che è un pochettino forse fuorviante dire che è indispensabile mangiare la carne, perché questo è il messaggio, se io non ho capito male, che lei ha portato prima, dicendo che all'interno della carne ci sono dei macro e dei micronutrienti, tra i quali le proteine, perché ci sono le proteine nobili, che sono indispensabili. Forse questo non è un messaggio correttissimo, perché lei mi ha appena Però detto, la sapendo che cosa si carne è fa un e nutriente sapendo. importante. Non possiamo negarlo nella nostra dieta. Certo, Beh, anche una pasta e fagioli allora lo è, no? Perché combiniamo con il grano e con i fagioli, con il legume e tutto ciò che serve per avere carboidrati, proteine, sali minerali, tutto ciò che. Ovviamente non è tutto ridotto qui, ma se parliamo di proteine, le troviamo nel mondo vegetale, sì o no? Sì. allora, le troviamo, però dobbiamo anche valutare il quantitativo che abbiamo nel nostro piatto. Noi Certo. abbiamo un quantitativo proteico che è pari a 1 grammo di proteine per chilo di peso. E un adulto sano che magari pesa 80-85 kg, andare a prendere 85 grammi di proteine vegetali può essere un po' difficile per i quantitativi di legumi, di soia da consumare Quindi il ogni reperimento, lei dice, giorno. di proteine. Eh sì, Beh, perché infatti nelle teoricamente. Voglio inserirmi un indicazioni. secondo, perché lei Sì. prima, vi interrompo un secondo, perché lei prima parlava di preparazione dei medici e un telespettatore ha scritto una mail proprio su questo tema. Daniele, un medico, che dice vorrei rispondere a Momente sulla preparazione dei medici, a questo punto Momente non è più al telefono, quindi però risponde a lei, diciamo, come portatore di questa tesi. Nel corso di laurea di medicina, lui è medico, Daniele dice, nel corso di laurea in medicina si studia alimentazione in diversi esami, da fisiologia,
biochimica e medicina dello sport, tanto per fare degli esempi, ma soprattutto si studia come funziona il corpo umano e di cosa ha bisogno. Questa è la risposta. Però lo confermava anche la dottoressa prima, forse ecco, ce lo può dire che noi abbiamo anche il una certa Vannelli. Età. Quindi io ho 41 anni e mi sono laureata nel 1999. Probabilmente, e me lo auguro, nelle nuove generazioni, quindi chi sta facendo adesso il corso di laurea o l'ha appena terminato, probabilmente la nutrizione c'è. Più attenzione a quell'aspetto. Io mi sono laureata nel 99 e lì non venivano fatti corsi di scienze di alimentazione nei della... 6 anni di medicina e chirurgia. Sul tema credo voglia sentire anche il dottor Vannelli. Allora, il medico di base è una cosa un po' diversa, perché non è... tutti noi facciamo il corso di laurea. Il medico di base, esattamente come io ho scelto di fare il chirurgo, è una cosa a parte. Quindi ha un corso di... non è proprio una specializzazione, però comunque è una formazione a parte, dove viene espresso... Allora, qui dividiamo le due problematiche. Quando si parlava del problema della prevenzione, ecco, fa parte del medico di base. Il medico di base ha nel suo corso di laurea, proprio all'interno della sua non della laurea di specializzazione, la parte di prevenzione e igiene. Quindi questa è una cosa che compete, deve competere a lui. Se poi non viene trovata la figura, e lo so anch'io che ci sono tanti chirurghi che non fanno bene il proprio lavoro, però non è che allora su questo possiamo generalizzare no, che la classe no, non vorrei è una formazione che spetta necessariamente al medico di base. Quindi laddove si identificano delle criticità, e beh, allora vuol dire che questo non è stato fatto bene. Ma appunto era proprio questo, cioè la domanda no, beh, è... Non posso pensare che, dato che è previsto nel corso di formazione del medico di base la parte di specifica per la prevenzione, e se non la sa vuol dire che non l'ha studiata, e questo è un altro discorso. No, ma viene capire effettuata. Proprio se all'interno del percorso di studi di laurea di chi poi farà il medico di base, quindi a contatto c'è. Con le famiglie su chi... Certo che c'è, deve prima esserci. La dottoressa diceva che non c'era. No, è una, no, le, io parlo non confonda. Di, io parlo non di un confonda corso di un esame specifico di nutrizione, di alimentazione. Sono due cose diverse. Allora, il corso di laurea appartiene a tutti noi. Certo. Poi per accedere, io per fare il chirurgo ho dovuto fare dopo la laurea... La specialità. Perfetto, idem il medico di base, esatto. Per cui nell'ambito sì. della specialistica vi è una formazione che serve, quindi peculiare, per il lavoro che andrà a svolgere. È una quindi, formazione secondo, triennale, le chiedo un secondo di interrompersi, dopo abbiamo il dottor Ridavilla, prima però una telefonata, poi lasciamo spazio. Si tenga il microfono, sieda pure, abbiamo il telefono, Tamara da Bergamo. Tamara, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io sono completamente ignorante per quanto riguarda la materia nutrizione, alimenti e quant'altro, mangio, mi piace, via dicendo. Io posso portare esperienze di persone che conosco, un'amica che per motivi di religione ha rifiutato trasfusioni sanguigne in un momento particolare, è stato suggerito un trattamento di bistecche di cavallo, quindi carne rossa in dosi massicce e anche non molto cotta, e la signora ha superato questi problemi di anemie. Con una cura da cavallo, si può dire, sì, nel senso proprio del termine. Mia madre è stata operata di tumore al seno 35 anni fa, ha avuto problemi di una forte anemia, è stata messa, tra virgolette, a dieta di carne rossa, il problema di anemia l'ha superato, e a tutt'oggi mia mamma è viva, vegeta, e grazie a Dio non ha mai avuto problemi di recidive né al seno, tantomeno dei problemi di tumori intestinali. Quindi lei dice due casi in cui la carne rossa è stata in qualche modo una cura per due situazioni differenti. Sì, ma... è stata praticamente una cura, e queste persone sono riuscite a porre rimedio a stati clinici abbastanza pesanti, quindi... non amo molto la carne, però dice, questa è la mia esperienza e come tale credo che mi aiuta, insomma, tra virgolette, gli esempi che ho avuto mi sono stati molto favorevoli. Chiarissimo, grazie mille Tamara per la sua testimonianza. Buonasera. Buonasera. Allora, dottor Ridavilla, si parlava del percorso, adesso poi torniamo anche all'intervento della telespettatrice da Bergamo. Prego, dottor Ridavilla. No, volevo fare solo una precisazione. Prego. All'intervento dello spettatore, che per quanto riguarda la laurea in medicina veterinaria, che comunque ha un biennio ad indirizzo generale e poi ha un altro quadriennio che si occupa esclusivamente poi di clinica o di chirurgia o anche di ispezione, diciamo, degli alimenti d'origine animale per quanto riguarda il corso di laurea. Ecco, però sulla prevenzione, cioè esiste nell'ordinamento sanitario nazionale nostro un dipartimento di prevenzione medico che ha un servizio che si occupa in maniera specifica di alimenti e nutrizione, il SIAN. Noi della veterinaria, come dipartimento di prevenzione veterinario,
che è un dipartimento appunto di prevenzione, abbiamo tre servizi che sono la sanità animale, l'igiene degli alimenti di origine animale e l'igiene zootecnica, che si occupano di tutta la filiera alimentare. Noi logicamente facciamo dei controlli preventivi a livello di aziende agricole, a livello di macelli, a livello di tutti i prodotti derivati, latte, prodotti ittici, carni, eccetera. C'è un piano nazionale residui che deriva da piani che dispone l'Unione Europea, che vanno a ricercare contaminanti ambientali, antibiotici, sulfamidici e farmaci. Quindi cioè, la prevenzione a monte comunque in Italia c'è. Ecco, cioè, certo che io condivido con lei che magari c'è la preparazione di alcuni medici, ma lo diceva prima giustamente il dottor Vanelli, può essere così magari in certi molto carente, ma però devo dire non solo in quello, purtroppo, perché io mi occupo di malattie infettive animali, e devo dire che tante volte il medico veterinario, non perché io voglia così andare a contestare la categoria, tante volte siamo noi medici veterinari che andiamo a dire: guardate, questa qua è una malattia infettiva che è stata trasmessa da un animale alla persona, magari non è stata riconosciuta nella persona, ecco. Quindi cioè, volevo dire c'è una, comunque, una no, un ambito controllo preventivo, cioè, ma a livello di filiera c'è, cioè, poi dopo logicamente le scelte alimentari sono logicamente tutte rispettabili, e sono d'accordissimo che devono essere anche motivate, e non così perché uno si sveglia al mattino e decide di essere vegano piuttosto che invece mangiare tutto, ecco, devono essere sempre supportate da delle da una conoscenza, dalle base, una competenza, secondo me sì. Diamo spazio ancora per una telefonata, poi torniamo ai nostri ospiti in sala. Giuseppe da Bergamo. Giuseppe, buonasera. Giuseppe? Niente. Chiediamo di richiamare, caduta la linea, quindi posso, se la regia mi dà un cenno, posso già lanciare la pubblicità, la anticipo un attimino, così poi abbiamo ancora più spazio per gli ospiti in sala. Pubblicità, a tra poco.